Il progetto Supera è un progetto internazionale a valere sul programma Horizon 2020 e mira a promuovere l'uguaglianza di genere nell'ambito della ricerca e dell'accademia. Nell'ambito delle nostre attività per la redazione di un piano dell'uguaglianza di genere, ci siamo avvalsi a livello progettuale del supporto di due partner di progetto, l'Associazione Yellow Window del Belgio e la Fondazione di Scienze Politiche della Francia. Invece, in ambito locale, abbiamo usufruito del supporto degli stakeholder locali, cioè dei portatori di interesse sul tema dell'uguaglianza di genere, che ci hanno aiutato con i loro consigli alla redazione del piano. Per noi questo nuovo approccio è determinante sia per quanto riguarda la condivisione e la copartecipazione dei vari organismi istituzionali, sia sul promuovere i piani di uguaglianza di genere, una promozione che deve riguardare non solo l'attuazione di questi piani, quindi progettazione e realizzazione di questi piani all'interno dei vari organismi istituzionali, ma anche all'interno delle attività private. Il progetto Supera ha rappresentato infatti un momento di lavoro partecipativo tra gli stakeholders che sono stati coinvolti, che ha consentito di analizzare fin dall'approccio iniziale dei bandi fino alla valutazione degli stessi quelli che sono i gap di genere che si incontrano in un processo molto importante di ricerca, soprattutto di ricerca finanziata dalla regione. Il numero ridotto di studiose, soprattutto ai livelli apicali del mondo accademico, è espressione di un problema strutturale della nostra società. Siamo convinti infatti che ciò che non si nomina e non si vede non esista. Per questa ragione riteniamo necessaria un'accurata campagna di comunicazione e divulgazione degli intenti, degli scopi e degli obiettivi del piano. Sardegna Ricerche sicuramente può favorire la promozione della parità di genere. Come può farlo? Può farlo sicuramente promuovendo e favorendo la partecipazione delle ricercatrici ai propri programmi di finanziamento o ancora utilizzando nei propri bandi un linguaggio di genere, cioè con sostantivi che sono declinati anche al femminile, o nell'individuazione di criteri di valutazione con criteri di premialità, o ancora ad esempio nella scelta della composizione delle commissioni di valutazione di questi progetti di ricerca e ancora anche nell'individuazione di tematiche oggetto dei programmi di finanziamento. Siamo ben consapevoli che le donne esperte, le scienziate, le ricercatrici, le professoresse universitarie, le studiose sono troppo spesso invisibili nei media e sono penalizzate nella comunicazione e nella rappresentazione mediatica rispetto ai loro colleghi uomini. Dovremmo invece molto di più illuminare le loro vite e raccontare le loro storie professionali, perché sono dei punti di riferimento irrinunciabili per le giovani generazioni. Le differenze di genere sono le principali differenze che attraversano la nostra società, in quanto trasversali a tutte le altre: età, religione, provenienza etnica. Per cui ci aspettiamo che la realizzazione del GEP possa essere un esempio anche per le altre pubbliche amministrazioni. Sono sicura che realizzato un documento che contiene delle regole e delle pratiche condivise sarà sicuramente darà un grosso contributo alla tematica di genere, e credo che ciascuno di noi nel tornare nella propria realtà lavorativa porterà il valore aggiunto di questa esperienza condivisa.